presenza della parola dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio potente e a voi fratelli che ho molto pregato in pensieri, parole, opere e visioni per mia colpa, grandissima colpa, che subito la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi fratelli, di pregare per me, Signore del nostro Dio di potente grande misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci congiunga la vita. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà.
Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare per tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelto, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti più piccoli di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Precede tutte le altre. Stasera non potevamo dire la messa dell'ordinazione,
dovevamo dire per forza la messa della solennità del sacro. Tre argomenti quindi: l'Eucaristia, il Santo Cuore di Gesù, l'ordinazione presbiterale. Potrebbero sembrare all'inizio tre argomenti distanti l'uno dall'altro, per cui bisognerebbe fare tre omelie per poter parlare di tutti e tre. Ma in realtà, se stiamo ben attenti, noi ci accorgiamo che tutti e tre questi argomenti costituiscono un legame perfetto e si richiamano a vicenda, per cui noi possiamo in pochi minuti, ecco l'omelia, ricordare il legame tra di loro e l'impegno che noi deriva da questo momento. Anzitutto, il punto fondamentale è la rivelazione del Dio come amore. Ce lo rivela Giovanni, ce lo presenta Giovanni nel suo Vangelo, ma in modo particolare nelle sue lettere, Deus caritas est, Dio è amore. È fonte di amore. Dio non è uno che ama, ma è l'amore stesso, per cui non può non amare. Per la sua natura deve necessariamente amare. Per questo ama anche i peccatori di un amore che viene chiamato misericordia, ma è l'amore verso coloro che non lo amano, che hanno peccato, ma per i quali lui nutre, Dio nutre il desiderio di poterli salvare, di poterli riportare al suo cuore. Di questo Dio amore, Dio stesso si è benignato di farsi uomo per manifestarci visibilmente questo amore invisibile. Cristo è l'amore del Padre verso di sé. La festa del Sacro Cuore ci vuole ricordare proprio questo. Si parla del cuore per indicare tutta la persona di Gesù, perché noi diciamo che il cuore, col cuore noi amiamo, va bene, ma il cuore è un organo del nostro corpo. Noi amiamo con intelligenza, con il cuore, con il nostro essere persona umana. Dio, che è amore, ha voluto manifestarci in modo umano questo suo amore. Ecco la missione del Figlio, che si fa uomo proprio per poter dimostrare quanto Dio ci ama, amandoci, ecco il Sacro Cuore di Gesù, amandoci con cuore umano. E questa è la rivelazione meravigliosa. Non solo Dio ci ama con un amore per noi incomprensibile, misterioso, eterno, ma ci ama anche in modo umano, col Figlio fatto uomo che ci ha amato fino a dare se stesso a morire sulla croce e risorgere per la nostra salvezza. Quest'amore Gesù lo ha concretizzato proprio attraverso la sua donazione, il suo sacrificio. Nella notte in cui veniva tradito, diciamo nel giovedì santo, nella festa, nella messa in cena domini, nella notte in cui veniva tradito, nell'ultima cena Gesù prese il pane, il calice, lo benedisse, lo diede ai discepoli dicendo che lo diede. Il pane lo benedisse, lo diede il costo, lo diede ai discepoli dicendo che lo diede. Il suo amore quindi invisibile, Gesù ha voluto concretizzarlo a sua volta nell'Eucaristia. Perché questo suo amore visibile potesse perpetuarsi nei secoli fino alla fine del tempo, in modo tale che il suo mistero pasquale, la manifestazione più alta del suo amore, quindi di morte e di risurrezione, potesse da noi cristiani essere rappresentato sacramentalmente attraverso l'Eucaristia, la celebrazione della Messa. Nell'Eucaristia noi portiamo l'amore immenso di Cristo che si è donato per noi e continua a sostenerci col sostentamento del pane e del vino, del suo corpo e del suo sangue per la nostra vita spirituale, per il nostro cammino di chiesa verso il Regno di Dio. Ma è proprio qui che si collega il sacramento dell'ordine, il ministero presbiterale in modo particolare, che ha la sua sommità nel ministero episcopale,
ma già il ministero del sacramento dell'ordine è partecipato al ministro, al presbitero. Senza il presbitero non ci può essere l'eucaristia. Allora il presbitero è ancora un atto di amore di Gesù verso di noi, comunità cristiana, perché permetta alla comunità cristiana di poter partecipare all'eucaristia presieduta dal presbitero. Senza la tua presenza non ci potrebbe essere l'eucaristia. Allora noi concludiamo una cosa fondamentale: il presbitero è un dono che Dio fa alla comunità cristiana perché essa possa celebrare e vivere il mistero della Pasqua di Cristo, possa partecipare a questo mistero pasquale di Cristo, possa rinnovare la propria esistenza e incamminarsi verso il regno di Dio. Allora è importante questo elemento, ricordare che il presbitero per noi comunità cristiana è un dono di amore per noi. Allora noi non possiamo contentarci questa sera di dire tanti auguri, dono di Dio, come se non c'è, come se facciamo gli auguri a chiunque fa la massima auguri, ma non ci interessa molto, noi non ci chiamiamo col nome di colui che fa il dono massimo. Qui si tratta di una realtà misterica, di una realtà sacramentale. Noi facciamo gli auguri a Don Olivier proprio perché Dio ce lo ha donato, ce lo ha dato per il bene della comunità cristiana. Lui non è sacerdote per se stesso. Dio non l'ha chiamato per dire adesso ti faccio sacerdote, godetela. No, lui ha guardato a noi, Gesù ha guardato a noi comunità cristiana. Per noi comunità istituita nell'Eucaristia, per noi ha voluto il ministero presbiterale perché presiedesse l'Eucaristia per tutti noi. Allora il nostro atteggiamento, carissimi fratelli e sorelle, non può limitarsi a auguri, dono di Dio, ma deve andare oltre, deve sentirsi interessata al ministero presbiterale che riguarda anche noi. Come collaboriamo noi col parroco perché questa Eucaristia sia viva, vitale, sia per noi un impegno missionario che ci faccia uscire dalla Chiesa per andare per le vie del mondo ad annunziare e testimoniare che Cristo è morto e risorto per la nostra salvezza? È compito del parroco questo? Cioè, anche, ma non solo, è compito della comunità cristiana. La nostra collaborazione con il parroco vuol dire mettere insieme tutti i nostri doni, carismi e grazie che riceviamo dal Signore, perché sotto la guida del parroco che mette in comune questi doni, che organizza e fa in modo che non si scontrino l'uno con l'altro, ma siano per la crescita della comunità cristiana, noi possiamo crescere come comunità cristiana ed essere una vera comunità missionaria. Allora abbiamo il dovere, il compito di pregare perché il Signore non ci faccia mai mancare il presbitero della comunità. Questo non è compito solo dei preti che devono pregare perché ci siano altri preti. È la comunità cristiana, è, ho detto, è per la comunità cristiana che esiste il presbitero. È la comunità cristiana che deve invocare il Signore. Rogate ergo Domini messis, dovinta operarios in veste in sua, pregate il padrone della messe e mandi operai nella sua messe. Questo compito è di tutta la comunità cristiana. Questo ci deve ricordare l'anniversario dell'ordinazione del nostro padre, il decimo anniversario. Potrebbe essere anche il 50esimo, il centenario, non so io. Sempre fondamentalmente questo è il principio da cui partire. Un dono di Dio per il bene della comunità, la comunità lo deve meritare, la comunità deve pregare, la comunità deve fare in modo che il sacerdote senta veramente vicino a sé la comunità e possa esercitare nel modo migliore questo suo servizio al quale si vuole. Però, aggiungiamo, non ci sarebbe il nostro padre, il sacerdote, dono di Dio, se chiamato
Dio, lui avesse detto di no. Non voglio più davvero, quindi non accetta la chiamata del Signore. Quanti oggi chiamati lo rispondono? Allora ha un vento il nostro padre, perché ha risposto di sì. Ed è da 10 anni che continua a ripetere giorno per giorno il suo sì al Signore, perché questo sì non viene detto una volta sola nel giorno dell'ordinazione presbiterale, è un sì che si ripete giorno per giorno, è un sì che indica l'accettazione di un servizio che il Signore ci dona, non per noi stessi, dicevo prima, per il prete, ma per il bene della comunità. Quindi ogni giorno il prete ripete: Signore, aiutami a servire bene questa comunità. Allora abbiamo il dovere, certo, di ringraziare Don Olivier, ricordando che lui questi 10 anni di servizio, ringraziando perché ha detto di sì, ringraziando perché ha continuato a dire di sì, ringraziando e augurando che possa ancora per tantissimi anni, quanto lo pensi Signore, non lo possiamo stabilire noi, possa però per tantissimi anni ancora servire il Signore ovunque il Signore lo cambia questo servizio. Questa sua prontezza nel fare la volontà del Signore diventa anche una dimostrazione che lui ha saputo accogliere la chiamata, ha saputo accettare il particolare lavoro che Gesù, il Sacro Cuore, ha avuto per lui e si impegna a rispondere col suo cuore di uomo, col suo cuore di prete, a rispondere al lavoro di Dio, al lavoro di Cristo e testimoniando questa morte con la sua vita, col suo impegno pastorale, col suo esercizio del ministero. Perché tutto quello che egli compie come presbitero, la celebrazione eucaristica, l'amministrazione del sacramento della penitenza, la predicazione, la direzione spirituale, mettere insieme, organizzare i carismi dopo che ognuno di noi, ogni membro della comunità ha, diventa uno strumento per lui di crescere nella santità. Non è che ha bisogno di fare tante cose per diventare santo, ha bisogno di far bene il suo servizio ministeriale. Allora questa sera, in questa celebrazione eucaristica, preghiamo per lui. E in questo senso preghiamo anche per tutti noi, per la comunità cristiana, in modo particolare per lui che celebra 10 anni della sua ordinazione presbiterale, perché il Signore lo possa sempre aiutare a crescere nella santità, che possa essere una guida, perché noi anche, comunità cristiana, cresciamo nella santità e insieme a lui possiamo testimoniare questa santità nel mondo, nella società nella quale viviamo. Thank you.
dal suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Signore, ti preghiamo per la Chiesa, qui rappresentata da Monsignor Montello, affinché sia sempre luce e sale dell'umanità, preghiamo. Ascoltaci Signore. Per il nostro fratello e padre Dominier, che oggi nell'Eucaristia rende grazie per il 10° anniversario della sua ordinazione, perché il Signore gli dia forza e salute, per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani del Vescovo Monsignor Mondello, preghiamo. Per tutti coloro che sono stati illuminati, confortati, riconciliati mediante il ministero di Olivier, perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta, mediante la parola e i sacramenti della fede, preghiamo. Per tutti i collaboratori, familiari, gli amici di Olivier, perché il Signore li confermi nel suo amore e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera compiuta per la causa del suo regno, preghiamo. Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità, preghiamo. Signore Gesù, che nel sangue dell'acqua e fusi sulla croce ci hai donato il tuo spirito e ci hai aperto le sorgenti della salvezza, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo aderire a te, nostro Redentore, e portare ogni giorno il gioco soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio, gradito a Dio, Padre unico. Guarda, Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. E diamo grazie al Signore il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per l'uomo e dalla ferita del suo pianto effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa. Perché tutti i doni attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, unite agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Della fede. Annunciamo la tua persecuzione, e proclamiamo la tua esecuzione, insegna a te, Signore.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ritorna il Padre della tua Chiesa e sembra su tutta la terra. Rendila perfetta nella Roma, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Mondello che celebra la nostra Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, e oggi ricordiamo Vincenzo e Titano. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo figlio manteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, con onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia ti prendo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli di nascere la pace, di non la mia pace, non dare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nello Spirito che ci ha reso tutti fratelli, con la sua croce, scambiamoci un gesto di migliore. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato.
Le passo
preparato un istante per dare il suo sì. Grazie Signore per la vostra presenza. Grazie per tutti i sacerdoti che sono venuti senza cercare i vostri nomi, perché li hanno già parlato, sicuramente li conoscono. Vorrei ringraziare tutti la presenza di alcuni membri della parrocchia. Purtroppo la parrocchia manca molto di più, perché sicuramente fa tanto, perché già con il cambio, già la domenica si lamentano che fa tanto, quindi la partecipazione alla fortezza viene sempre meno. Ma io ringrazio tutti quelli che sono venuti, tutti i presenti qui. Certo, alcuni sicuramente in questo orario sono ancora al lavoro, io penso alcuni membri del coro, del gruppo di pubblico, perché lavorano fino alle 22 di sera ogni giorno, si prende la domenica. Ringrazio tutti voi. Vorrei ringraziare in particolare il padre del mio primario, che mi ha facciato. Thank you.
eccoci. Prendete i posti. Vogliamo inaugurare con una piccola benedizione. Abbiamo ricevuto la benedizione in chiesa, però ci vuole sempre come segno, anche per imparare ai nostri bambini che prima di mangiare bisogna pregare il Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per questo cibo, per le mani che lo hanno applicato. Vogliamo benedirlo tramite la tua presenza in mezzo a noi. Fa che mangiando questo cibo pensiamo a coloro che non hanno. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.
Grazie, Radio Studio 95, Telemeleto, ciao. Grazie. Bravo. Bravo.